Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo Study Vlog. Oggi è il primo Study Vlog del terzo anno e sì, ho fatto già in realtà un altro Study Vlog, ma questa era proprio una giornata full di studio in cui sarò tutto il giorno a casa. Oggi è domenica, che giorno? 30 ottobre, tra l'altro oggi è anche cambiata l'ora, sono le 9:25. Io adesso sono in procinto da lavarmi i capelli perché fanno schifo. E oggi ho deciso che sarò tutto il giorno a casa, proprio mi chiudo tra queste quattro mura perché devo assolutamente studiare tutto il giorno, tutto quanto, senza distrazioni, senza caffè fuori, senza prendere il sole, senza nulla, nonostante sia una bellissima giornata di sole e mi piacerebbe tanto uscire, oggi mi sono autopromessa che io non mi muovo da qui. Quindi adesso vado a farmi lo shampoo, poi faccio colazione. Shampoo fatto, adesso volevo fare un peeling. Sì, non l'ho fatto questa settimana e quindi prima di iniziare a studiare mi prendo un po' cura di me, così dato che oggi è una full giornata di studio sono anche più felice e invogliata. Un po' per 10 minuti e nel mentre vado a fare delle cose per Vinted, perché mi hanno scritto un sacco di persone per alcuni articoli e io sono tipo 2 settimane che non rispondo, cosa non troppo carina, solo che in questo periodo ho veramente tante cose da fare, quindi adesso mi occupo dei miei clienti su Vinted. Vi ricordo tra l'altro che ho Vinted Martina Strinakis, dove vendo i capi che o mi arrivano e mi vanno grandi o piccoli, o sono capi miei usati che non uso più. Tra l'altro oggi è cambiato l'orario, non so se l'ho detto all'inizio video. E io non lo sapevo, perché come sempre io vivo sulle nuvole. Stamattina mi sono svegliata, erano le 9, ho detto perché sono sveglia alle 9? Sono andata a dormire all'una e poi appunto ho capito, quindi meno male ho dormito 9 ore stanotte, molto contenta. Ho questo pigiama bellissimo, super elegantino, proprio da imprenditrice qui. E me lo inviarono un po' di tempo fa, non ricordo il brand, ma se cercate un po' nei miei vari video sicuro lo trovate in qualche video haul. Allora, cosa che devo fare? Come ogni mattina prendere la vitamina per il sistema immunitario, vado a riempire la borraccia, altro step fondamentale, sto percorrendo tutte le cose che faccio io. Essendo che è domenica, volevo applicare dei patch contorno occhi, ma non lo trovo. Oggi usiamo l'oro, questi qui hanno l'oro 24 carati, che va bene, non ci credo che sono l'oro 24 carati, però. Nella mia lista di cose da fare c'era appunto lo shampoo e l'ho fatto, quindi possiamo mettere un bel visto. Quindi vado ad applicare i miei patch. Adoro applicare i patch, mi piacciono più i patch che non ancora le maschere, devo dire la verità, perché le maschere devi stare tutto lì, tutto fermo, eccetera. Invece io quando metto i patch studio, monto i video. Questo è fatto, buttiamo la confezione, anche perché ho un sacco di patch contorno occhi. E il fatto che mi piacciono così tanto non me li fa usare spesso, perché se poi mi finiscono, ma ne ho tantissimi, quindi almeno una volta a settimana me li voglio fare. Burro cacao, questo è di Shiglam, ve l'ho fatto vedere nel video in cui testo i trucchi di Halloween di Shiglam. Tra l'altro andate a vedere, quel video è troppo carino, non si è cagato nessuno, a me piace molto. Prima cosa che voglio fare stamattina è ripetere tutto quello che ho imparato fino ad ora di droghe vegetali e farmacognosia, perché praticamente domani, che è lunedì, oggi è domenica, non so se l'ho detto, ci diranno quando ci metteranno la prima prova di droghe vegetali. Quindi io ho chiesto già a quelli degli anni scorsi e all'inizio del corso si disse: vedete che noi facciamo due prove intercorso più l'orale. Di conseguenza non rimanete indietro col programma, perché poi al volo la mettiamo e vi trovate in difficoltà. Io ho ascoltato bene queste parole e così ho fatto. Nel senso che so tutto tranne le ultime due lezioni che andrò ad imparare oggi. Di conseguenza adesso voglio ripetere tutto quello che ho fatto fino ad ora. E poi nel programma c'è imparare appunto le ultime due lezioni e finire di scrivere l'ultima, perché non ho finito di scrivere perché non mi sono sentita bene in aula. Quindi adesso vado a ripetere il tutto. Vorrei metterci non più di mezz'ora, quindi 11 e 10, così è finito. Scherzavo, non finirò mai alle 11 e 10 perché adesso mi sono messa a ripetere e sono le 10 e 46, quindi vado, basta, non perdo tempo. Però insomma voglio dirvi che non finisco le 11 e 10. È mezzogiorno 08, ho appena finito di ripetere. Tra l'altro sono in videochiamata con il mio fidanzato che mi faccio vedere al volo, altrimenti mi uccide. E non sa neanche che sto registrando questo vlog, infatti ho levato la videocamera.
Giuro, c'è un sole fuori che spacca le pietre, quindi ci sto un po' ripensando se andare a pranzo fuori o meno, perché tra poco le belle giornate finiranno. Non lo so, ma capisco un attimo, prendo il telefono e vi aggiorno, perché veramente è una bella giornata. Comunque, ripetuto, ci ho messo un po' di più perché in realtà c'erano delle cose che non mi ricordavo troppo bene, quindi vado un attimo a organizzare vediamo se esco o non esco e poi continuiamo. Ok, alla fine non esco. Guardate che bel sole. Però c'è un però da brava figlia. Mamma non esce, quindi mi dispiace, esce dal sole di domenica, quindi nulla. Continuiamo con la nostra, aiuto, tabella di marcia. Questo l'ho fatto, ora devo fare questo, altrimenti non posso continuare a studiare. Detto, fatto. Sto registrando. Io in tutto questo sto ancora cercando queste benedette slide. Oh, non trovo perché devo finire i miei appunti. Però, se non sbaglio, ho fatto la foto ad alcune slide in classe. Chissà se saranno queste, adesso vedrò. Comunque mi fa troppo ridere. Io come sempre vi aggiorno anche ovviamente su Instagram della mia giornata, quindi andatemi a seguire su entrambi i miei profili. Questo è il profilo in cui parliamo di YouTube, eccetera, eccetera. È un profilo a numero chiuso, quindi non accetto profili falsi, non accetto persone che conosco perché è un profilo proprio privato tra me e voi. E poi il mio secondo profilo, che è questo qui, in cui appunto faccio la fighetta. Quindi andatemi a seguire. Si è appena messo la storia. Perdere tempo, Martina ci riesce. Vado, 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 anche perché sono andata abbastanza bene, di conseguenza secondo me riesco a fare anche altro oltre alla mia tabella. Ora però devo trovare queste cose. Voglio piangere, non le trovo. Allora, è l'una e 24 e ho appena finito di scrivere gli appunti. In realtà non so se ho scritto tutto prima perché non ho le slide, ma ho visto un po' le varie foto che avevo sul telefono. Ho scritto le cose, insomma, mancavano, ma sono convinta che manchi qualcosa, solo che non so dove studiare, se la professoressa non ci carica le slide, io non so come poter fare. Allora, adesso vado a prepararmi il pranzo, penso che mi faccia le patate bollite schiacciate con il tonno. Non so se avete mai mangiato questa cosa, io l'adoro. Il pomeriggio devo imparare queste pagine qui di farmacognosia. Sono molto soddisfatta di ciò che ho fatto stamattina. Ora però è arrivata l'ora di pranzo. Allora, sono le 14, ho appena finito di pranzare, non vi ho mostrato il mio pranzo perché questo è uno study vlog in cui studiamo insieme. E nulla, adesso penso 2 minuti, me ne vado a letto, mi riposo, dato che comunque è domenica, e vorrei alzarmi verso le 4, quindi insomma con calma, non c'è bisogno di nessuna corsa. E quindi ci sentiamo dopo. In realtà è tardino perché sono le 5:22, ho preso una pausa più lunga del solito perché ho pensato al fatto che alla fine dei conti non dovevo appunto fare chissà che, e dato che domenica volevo un pochino riposarmi, dato che fino a ieri, ho studiato fino a ieri a mezzanotte. E ho iniziato una serie che mi sta piacendo tantissimo, si chiama Vatican Girl, la storia di Manuela Orlandi su Netflix. Una storia veramente agghiacciante, ve la straconsiglio, non è nulla di pauroso, però davvero wow tutto quello che c'è dietro, mi dispiace tantissimo per la sua famiglia. Allora, come ho detto, devo imparare le ultime due lezioni e quindi adesso inizio ad imparare, ci aggiorniamo quando avrò finito. Spero di non metterci più di un'ora. Allora, sono le 21:10, ho finito di studiare un paio d'ore fa più o meno e ho finito quasi subito di fare appunto gli schemi e ho guardato Vatican Girl perché mi sono fissata, l'ho anche finita, ho visto tutto in un giorno, tanto sono 4 episodi da un'ora ciascuno, stupenda, stupenda, infatti ve l'ho messa anche su Instagram perché dovete sapere che su Instagram io faccio le recensioni di ogni film e serie che vedo e poi ve la metto nella cartella in evidenza in modo tale che se volete vedere una serie nuova trovate tutto lì e non dovete mettervi a sbirciare su Netflix anche perché ne ho viste tantissime. Nulla, ho anche altrettante serie da vedere perché ne ho davvero parecchie, la mia wishlist, tra l'altro adesso escono
un sacco di serie belle e anche di film belli, magari il periodo dell'anno più bello di tutti, in cui stai a casa con tante cose da poter vedere su Netflix. Anzitutto sto vedendo The Crown, un po' impegnativa, non è che è velocissimo vederla. Poi il 4 novembre esce Manifest, l'ultima stagione. Ah no, parte 1 in arrivo, vabbè, la quarta stagione. Poi la seconda stagione di Uno di noi sta mentendo, che è una serie che io ho visto ma non mi ricordo minimamente di cosa parli, però devo vedere la seconda stagione. Ho anche La batteria scarica. Esce Enola Holmes 2, ho già visto il primo, mi è piaciuto molto. E anche altre tante tante serie che devono uscire, che non vedo l'ora di vedere. E nulla, io adesso chiudo questo video perché vado a fare skin care. Ho preparato già l'outfit per domani, jeans e felpa, e ho messo a caricare iPad, tastiere, tutte le varie cose che mi serviranno, e appunto skin care. Vado a vedermi Mina Settembre, perché ogni domenica io, da buona anziana, sto a casa a vedermi Mina Settembre su Rai 1. Mando un grosso bacio, vi ricordo di seguire il canale per non perdere i prossimi video, e anche di seguirmi su Instagram e su TikTok. Noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao.